Ναι. Ναι, αλλά να φάω. Μα, νο, σέφτε, σέφτε. No, tu non puoi. E figuratevi se non si può. No, se così capitando, tu saresti il primo pretendente di Arabella? Un primo? Ma che? Tu vai subito di là per un genio. Queste sono cose che dobbiamo portare avanti solo noi altri. Fila, signorina, obbedite, lasci. E va bene, obbedisco. Ma volevo solo capire cosa sta succedendo, perché la Arabella è mia amica. Ma... e non vorrei che l'imbrogliasse ancora. No, ma come li permettete, signorina, come vi permettete? Insomma, noi siamo persone responsabili e sappiamo bene quello che stiamo facendo. Sempre per Alessandro, sempre. Appunto, proprio con quello che mi preoccupa. E voi? Poi c'è Don Teodò che ci conduce. Ma non va. E Alessandro, stai tranquillo che non succede niente. Sta andando bene. Tranquillissimo. Bravo. Pensa un po' che discendenza ne verrebbe fuori. Mm. Magari una spizza di bambini che tartagliano. Corretto. Il ragionamento della sua figliola non è tutto da sottovalutare, no, vero? Del resto occorre pensare alla progenie, ai giovani Valilla che nasceranno e che dovranno essere forti, coraggiosi, validi e soprattutto dovranno credere e obbedire. Ma cosa mi fa dire? Bravo, caro, mi avete letto nel pensiero. Non capisco ancora. Cosa dice? Mio papà è più ricco di dopo il sì, c'è la bellora, quindi signor Gattore, buon anno. Lei bisogna mettere subito in consenso, questo qui, perché parlo mio, siediti lì, dimmi un po', Alessandro, a quanto sarebbe disposto tuo papà a spendere, non so, per tutti i papiri che servono per il matrimonio e oltretutto per tutta la cerimonia, anche per la chiesa, per Don Teodoro? Sì, 2 lire, lo sapevo, il solito spidone. Ma non sei mica al mercato qui, eh? È meglio quello che sta facendo, la chiesa. La chiesa non versare la benzina sul fuoco, e ti Alessandro. Ma non sei venuto in fondo qua per chiedere la mano della Arabella? Sono vere le tue intenzioni? Insomma, quanto sono veri i tuoi intendimenti, i tuoi sentimenti? Se me la sei fatto, sì. Parla, già faccio fatica, se vuoi. Mio padre dice che vorrebbe che la pipì... No! Sì, Alessandro! Ma Pippino! Dottore, ma Pippino va! Dice che vorrebbe che la pipì... La pipì di là c'è il bagno! Che la pigliassi in disco, lì in porta! Ma padroni! Perché? Ma dici perché? Solo dici perché? Perché alla i canti, i poteri, vicino ai miei. Allora si farebbe tutta una cosa di dire mangia mangia. E allora? Però sarebbe di disposto anche a Prata. A prenderla senza odore. Cosa? Che fatica con la mia vita. Certo, questa sì che è una cosa interessante. Eh sì, interessantissimo. Si potrebbe procedere senza indugi. Senti, Alessandro, noi saremo anche disposti a concederti la mano della signorina Arabella, ma sempre. Ma
Ma siamo sicuri che ne troviamo un altro che sposi la Rabella e che lasci a noi due tutta la dote, eh? Su. Giovanotto! Sente bene? Sì, per quello il papà non volendo non lo sente. L'ho visto, visto. Vedo. Voi la sposa l'avete mai vista? Mio no. Però mio papà dice che se va bene per lui la va a bere anche per me. Allora, siamo. Alessandro, visto che la sposa è di là, è di là. Tu vieni con me, così te la farò conoscere. Sì, con permesso. Adesso vado a pensare. Insomma, facendo bene i conti, la parte che mi spetterebbe sarebbero 5 milioni tondi tondi. Potrei farci un bel investimento, eh? Lei e me? Eu vou